Ho pensato che se non la prendo oggi smetto di andare a pescare. Ciao a tutti da Giampi, bentornati nel mio canale di pesca. Oggi torniamo in libera, proveremo le nuove boilies GLM self-made, di cui troverete a breve anche la ricetta. Vediamo come va, viste le temperature, non è facile. A dopo! Questo è il mio terminale, un blowout rig col tubo. Abbiamo innescato una bella GLM, visto che peschiamo in acque di bonifica, quindi le carpe sono abituate a alimentarsi con le vongole locali. Quindi abbiamo un terminale con un piombo per la sensibilità, un piccolo mice fake. E adesso iniziamo la sessione. A dopo! Personalmente non rinuncio mai a una canna con un innesco a catenella, quindi mais col suo sacchettino, sicuramente degna di attenzione. Effettuate sempre una pasturazione a largo raggio. Gli inglesi lo sanno bene, loro hanno invertito il carp fishing. Durante la sessione mi piace alimentare gli inneschi con un method di mia produzione, utilizzando una pasturazione verticale in caso in cui ci sia bisogno, eventualmente anche nel sacchettino. Partite ragazzi! Sì! Ce l'abbiamo! Eccola, è arrivato il reginone ragazzi, dopo 8 cappotti ci siamo riusciti, andiamo a vederla. Regina invernale, queste prime temperature l'hanno resa attiva e sicuramente attratta dalle mie GLM con cui abbiamo affrontato oggi la sessione. Questa è la mia boilies che comincia a rilasciare tutte le sue parti, quindi idrosolubili, veloce anche andare in pesca.